Bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale, io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Simmizzando! Allora io vi ringrazio di quale perché anche oggi ho ricevuto ben otto direttive ragazzi, veramente grazie, grazie, grazie eh, che leggo molto rapidamente. Foxy mi dice... La mia Simself deve scrivere un libro chiamato Iris e fa, mh, deve fare amicizia, scusate, con la nuova coinquilina, che ricordo essere Hope. Chiara Channel mi dice, mh, devo sposarmi con Don Lotario, avere tre figli e vivere felice e contenti a Oasis Springs. Ora tesoro, felice e contenti qua, insimizzando è tutto dire, io te lo auguro, ma um, attenta ai desideri che eh, esprimi, ecco, più che altro. Chanel Audrey mi dice, Hope deve avere un gruppetto di qualche Simself, mh, oltre a Machi un gruppetto di amiche scusate, uh, oltre a che deve avere una migliore amica, però mi da quanto ho capito mi ha scritto devono deciderlo le altre, quindi ditemi voi ragazzi chi deve essere la migliore amica fra tutte le SimSouls della nostra bellissima Hope, uh, Summer mi dice far trasferire la sua famiglia vicino a quella di Jo. ti ringrazio cara sicuramente lo farò, Luca mi dice, Jo va al quartiere delle arti e vedendo quanti quadri mm, bellissimi ci sono, le viene la pista per la pittura. Così devo farle comprare un cavalletto e lei deve raggiungere il livello 3 di pittura. Inoltre, un pomeriggio comunque, andrà con alcuni SimSouth alla galleria d'arte di San Maishuno. E io stavo pensando che con l'occasione la nostra potrebbe um, di nuovo, ragazzi, dedicarsi ai chioschetti, una direttiva che mi... Mm, che uh, mi aveva dato tanto tempo fa, Tartle Tartle. Ma che io non dimentico, ragazzi, perché vi ricordo che anche le direttive date nel primissimo episodio sono segnate, cioè, magari le farò più avanti. Ma non vi preoccupate, che prima o poi verranno fatte tutte. Ali mi dice: la mia sims deve comprare un cane e un gatto cuccioli da far crescere insieme e stringere ehm, amicizia con uno degli altri Simsels, appunto, che hanno anche loro dei cucciolotti pelosi. Io ti ringrazio, cara Ali. E ti chiedo, però, di dirmi: perché in questo episodio, ragazzi, io mi, ded mi dedicherò alle direttive che riguardano tutto l'intreccio fra Mandras e Joe perché ho deciso un attimino di dividere così la cosa: cioè alternerò magari un episodio fra l'intricata storia d'amore di Joe, quindi la nostra protagonista, no? Un episodio magari proprio focalizzato su di lei e nel successivo invece mi dedicherò ai vari sim perché altrimenti ragazzi mh, poi dopo rischiamo magari di eh, perderci molte direttive per quanto riguarda sia il, mh, il primo gruppo cioè la vita di Joe sia il secondo gruppo ovvero i sim quindi se a voi va bene ragazzi io farei così e quindi fammi sapere cara Ali, hai tempo fino alla prossima, al prossimo episodio, però quali nomi devo dare al, al cagnolino e al gattino che andrò ad adottare, se ci sono preferenze maschi, femmine, insomma fammi sapere cara, ti ringrazio. Monica mi dice quando Joanna diventerà toddler, perché lei ha scritto bebè, ma è già bebè, quindi a questo punto immagino volesse dire toddler, ehm, Mandras dirà a Joe di ehm, scegliere se due opzioni ragazzi, restare con lui ma dare la piccola Joanna ridarla praticamente al selvadoregno a Ramiro oppure se divorziare e tenersi tutti i figli alla fine ovviamente eh, Joe sceglierà i suoi figli e quindi divorzerà da Mandras ragazzi e infine Lil Grace mi dice fai una festicciola di benvenuto nell'appartamento che ha costruito Chiara in quale appunto vivono sia la Simself di Chiara che quella di appunto di Lil Grace e in, oltre a invitare Maki e la sua coinquilina anche alcuni amici, alcuni Simself con cui sia Chiara che, um, che lì Grace hanno magari l'amicizia un po' più sviluppata ovviamente le loro semine. e um, Grace deve conoscere Maki fino a diventare amiche io ringrazio veramente tutti voi ragazzi, vi ringrazio di cuore ma adesso concentriamoci sulle direttive passate perché c'è qualcuno qui, ovvero la mia papaya questo perché? Perché mentre, mentre, mentre Mandras sta per andare uh, al lavoro ed è in, non in ritardo di più ragazzi eh, diciamo che lui ha chiamato sua sorella, le ha, immaginiamo che le abbia raccontato ogni cosa. E quindi adesso io l'ho invitata qui, ovviamente, per farla litigare, ragazzi, con Gio. Eh sì, perché in questo momento, ecco, magari perfido così. Diciamo che ci sarà un. Um, ecco, denigra un altro sim. Magari immaginiamo che lei magari dirà. Um, Uh, magari ecco che papà le dica: Come hai potuto, no? Tradire mio fratello. Oh, Vabbè, sì, immaginiamo che non ti siano dato un bacetto, ecco, perché sennò no, altrimenti stona un po'. Beh, guarda, che non è che tuo fratello è stato uno stinco di santo, anche lui mi ha tradita. Ma è terribile, ne parlerò con Mandras che dici queste cose orribili su di lui. Eh, tesoro mio, però è vero. E quindi diciamo che loro due adesso litigano. Perché comunque, ecco, disputa. Um, ok, qua no. Però immaginiamo, ragazzi, che stiano disputando. È un problema di soldi il suo. Non capisco. Perché come hai potuto fare questo a mio fratello? Guarda, che non è stato un santo, capito? Non oso immaginare. Se prendessi il suo telefono, quanti messaggini strani potrei trovare. È un sacco dell'immondizia. Anche lui lo è stato. Io mi sono comportata malissimo, ok? Lo ammetto. Sono stata pessima, ma anche lui. Io non ci posso credere. Avete speso una fortuna per quel matrimonio e alla fine beh non è che sia un tuo problema, volevi pagarci la luna di miele, vabbè insomma ragazzi avete capito, stanno litigando di brutto e questa è una direttiva che mi aveva dato il caro Luca, ovvero la mia papaya, cioè la mia papaya in questo caso, litiga con Joe perché sa che ha tradito il fratello quindi questa è la prima parte della direttiva, loro stanno qui ragazzi, stanno litigando, senti io sono stanca, non è solo una questione di soldi, ok? Avrò sbagliato ma anche lui ci ha messo del suo, va bene allora quanti uomini hai descato eh, magari anche online, di la verità, senti sono furiosa per quello che stai dicendo, perché mi hai preso? Beh oddio un mm, tesoro, beh dovresti chiudere quella... Stupida bocca, capito? Sei stata pessima e basta. Ok, va bene, ragazzi. Direi che in questo momento, magari lei è veramente incacciata, ragazzi. Eh sì, sono incavolate entrambe. Ok. Magari manda via. Immaginiamo che dice: Senti, guarda, vattene, perché non è proprio il caso. Tesoro, mh, la patatina qua si sta sgolando, quindi direi che è il caso di. Riempire la ciò. No, ma c'è il cibo. Dai, riempi e chiama per mangiare. Senti, forse è meglio che te ne vai. Guarda, non è proprio il caso di continuare a parlare. Tanto non vuoi capire. Oddio, Joe ti sei incastrata. <ride> ragazzi, cose mistiche. Nel frattempo, la piccolina è qui, ragazzi. Io ve la mostro. Sta sviluppando la logica. Perché, come sapete, cioè il pensiero. Scusate, perché, come sapete, ragazzi, è. Veramente fastidioso, almeno per me um, è veramente fastidioso, quindi ragazzi ci rivediamo dopo, guardate, guardate la papaya, eccola lì, boom, vabbè, <ride> ok uh. E eh, tanto è questo oh. che sei, sei un bidone dell'immondizia, va bene ragazzi, abbiamo capito che papaya è vagamente ma vagamente arrabbiata Ok ragazzi siamo a Windenburg, stemma del narvalo, tipo se non ricordo male si chiama questo posto eh, vabbè, tutti lo conoscete, diciamo, è il locale notturno di Windenburg, uno dei locali notturni o l'unico, non mi ricordo. Perché sono qui, ragazzi, con Mandras? Perché devo portare a termine la seconda parte della direttiva che mi ha dato Luca nello scorso episodio. Mi ha detto, Mandras è stanco di Joe, non la lascia, ma flirta con la prima sim che incontra e la mette incinta. Io quindi sono venuta qui, ragazzi, qui a caso, perché di solito qui c'è sempre un po' di vita, e c'è questa simmina Rania, che sta qui ballando, no? Sembra molto sexy, e quindi potrebbe, no? Come dire, flirtare con lei, perché poi altrimenti abbiamo la DJ, ma sta lavorando, quindi... Diciamo che lui magari guarda il sim che balla e rimane, ragazzi, affascinato, immaginiamo, da questa simmina, Ok? È arrabbiato ragazzi, comunque uh. si è sfogato con sua sorella Sì, è vero che ha detto... fai presentazione amichevole È vero che ha detto... cioè con, con Joe comunque, no? Si sono sposati e tutto Però ragazzi, fondamentalmente le porta molto, molto, molto rancore Quindi viene qua e diciamo inizia a fare il simpatico ragazzi, no? no complimento, no. wow, mi hai mandato in paradiso con... Uh con quel ballo, mi sembrava di vedere l'arcobaleno. Beh, caro, mamma mia, come sei audace. E quindi ecco qua, lui si metterà qui, ragazzi, a chiacchierare con lei. Impara a conoscere, insomma, no? Aduliamola, sì, dobbiamo abbiamo capito. Chiediamo della carriera. Raccontiamo una storia, insomma, ragazzi, starà qua fondamentalmente finché non inizieranno, no, a ah, ecco. Sappiamo che è ambiziosa. Non inizieranno, insomma, ad andarci un po' più sul pesante. Abbiamo, avete capito quello che intendo, ecco. È mixologa. Bene, perfetto. Eh, è mixologa dove ti sei posato tu, caro. Sei felice? E quindi ragazzi, sì. Uh, guardate chi c'è! Joe, carissima. Ciao, Simer Joe. Iniziamo, ragazzi, a vedere anche altri simmini. Quindi fatemi intanto vedere mentre questi due chiacchierano per, la, per curiosità. Uh, ragazzi, c'è Beth che si sta scatenando. Lo sa tua sorella, che stai fuori di casa a quest'ora. E notare, ragazzi, la bellissima OP. Anche lei, fighissima. Si stanno scatenando tutti ragazzi qua. Perfetto. C'è anche il caro Don. Don, mi raccomando, tieniti libero il più possibile per uno come te perché. Sai, c'ha una vita, guarda, non è veramente da casa delle bambole. Immaginiamo che lui si stia sfogando anche con questa, no? Cioè, la mia donna mi ha tradito, capito? Ragazzi! Ma, 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 ma è lui o non è lui? Ma certo che è lui, il Ramiro! Magari diciamo, no, che quando le dirà, quando lui dirà a Gio... Quando verrà a sapere, ovviamente, che la, la Joanna è figlia di Ramiro, anche perché se lo vede sempre in mezzo ai piedi, magari è ancora più motivato a dirle, guarda, o me... O la, o la bambina, che obiettivamente, ragazzi, non è bello. Eh, diciamolo: io sono convinta che Mandras eh, non farebbe mai eh, di suo una cosa del genere. Perché non mi sembra quel tipo di team. Però, caro Mandras, questa è la direttiva e uh, te la becchi. <ride> E quindi immaginiamo che lui sta qui, no? E magari ci parte un flirt, se vediamo lei come lo prende. Sai, no, ormai il nostro rapporto è che non flirtante, bene, sei stato fortunato l'unica che ti ha fatto beccare non flirtante. Sai, non voglio essere un dinosauro, voglio essere un tipo moderno, ho cercato di perdonare, insomma, ma vabbè, questo non lo commentiamo, ma mi tratta come un lama. Chi me lo dice che non mi tradisce ancora? Ovviamente, ragazzi, non le va a dire che anche lui l'ha tradita. Mi sento, guarda, come se camminassi su una buccia di banana in questo rapporto. Cioè, caliamo le maschere. E me lo dicesse che non è che mi ama capisci è pure cleptomane però hai trovato la donna perfetta wow ragazzi questa ci sta alto che non flirtante ma i simmini non flirtanti di questo gioco hanno capito cosa significa essere non flirtante perché secondo me no ragazzi quindi diciamo che ora con la simpatia no, e, mh, continuando a parlare eccetera lui cercherà ragazzi di rimorchiarsela ha detto proprio in maniera diretta io ovviamente ragazzi per facilitarmi la vita ho creato un club che ho chiamato tutto in una notte nel quale appunto ci sono interazioni romantiche perché poi eh, l'obiettivo ragazzi è portare a termine la direttiva mandras ecciveli qua ragazzi ok uh, ok quindi adesso ragazzi chissà ma mandras riuscirà secondo voi io penso <ride> di sì perché eh, diciamocelo mandras ha figli sparsi ovunque ormai quindi vi stavo per chiedere se secondo voi riuscirà a mettere incinta questa Sim, ma uh, secondo me sì, tranquillamente. Quindi cerca di avere un figlio nello stanzino. Ed è un'interazione, ragazzi, che farei almeno un paio di volte. Perché in questo modo sono sicura. che resterà incinta, ragazzi. Ve lo dico proprio chiaramente. Quindi via. Viglia Mandras, viglia! E diciamo che la direttiva di Luca è stata portata a termine perché effettivamente Mandras, ragazzi, ha eh, flirtato con la prima simmina che ha incontrato. Voi forse non l'avete notato, ma all'inizio quando è arrivato, non so se c'era ancora in realtà. Però comunque lui era furioso perché, vabbè, lui è un po' a testa calda, quindi ogni tanto, ragazzi, era furente. Ehm, ogni tanto, c'ha questi no? balzi, diciamo, di umore. E quindi, ecco, arrabbiato con lei, deluso da lei. Immaginiamo questo, ragazzi. Uh, e quindi cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Quello che vedete ve lo devo dire? Non credo. Quindi la direttiva di Luca è portata a termine. Ora io lo farò per due volte ragazzi, ripeto perché così sono sicura che... Um, ecco, la semina qua rimane incinta, quindi cerca di avere un figlio con Rania, di nuovo ragazzi. Dopodiché... Um, vorrei portare a termine la direttiva di... Summer Sims TV. Ovvero Mandras, scioccato, chiama Miranda di nascosto per chiederle di vedersi. Poi le racconta il tradimento, però questo ragazzi dobbiamo farlo dopo perché Mandras deve già sapere del tradimento, quindi fermi. Oggi ho un po' di direttive da portare a termine, quella anche di eh, Summer TV, quella che vi stavo leggendo. <ride> stavo leggendo. Le racconterà il tradimento e lei lo consolerà. Si baceranno, Joe li vedrà e tornerà a casa senza dire niente per lo shock deve mettere i figli al primo posto quindi già questa ragazza è una bella batosta voglio dire e inoltre c'è la direttiva che mi aveva dato ehm, chiara che mi aveva detto appunto di farli partire per cercare di ritrovare la serenità ma penso che non ritroveranno proprio un bel niente perché voglio dire penso proprio di no eccoci qua ragazzi siamo a granite falls e mm, io ho scaricato il granite falls resort che ehm, questo perché scusate perché Chiara mi ha detto di mandarli in un resort. Quindi ho pensato, ma sì, dai, scarichiamo qualcosa eh, al riguardo, cioè qualcosa appunto, un resort. E ho trovato questo che sembra molto carino. Dico sembra, perché obiettivamente, lo qua, ragazzi. Non l'ho visto benissimo. Uh, però diciamo che esteticamente, dal punto, cioè esternamente mi piaceva da un punto di vista estetico e quindi l'ho scaricato allora la versione originale è di Jitski ed è stata questa invece versione è stata rifatta da serie 590 quindi Mandras ha proposto a Joe secondo la direttiva di Chiara ma dai mh, concediamoci un po' di tempo per noi due no? Uh, e hanno affittato, ragazzi, sto po' di roba che voglio dire, guardate qua che meraviglia! Ma è strepitoso a saperlo, portavo pure le monie, ragazzi! Ho lasciato i bebè a casa. Vabbè, uh, potremmo eh, vabbè, però resterebbe la piccola Giovanna No, immaginiamo, ragazzi, che comunque loro sono qui per prendersi proprio del tempo tutto per loro. Guardate che meraviglia che è questo, questo lotto, ragazzi! Voglio dire, è splendido, veramente strepitoso. E quindi, sì, i nostri sono venuti qui fondamentalmente per chiarirsi, perché secondo la direttiva che mi ha dato Chiara, loro devono chiarirsi, devono mettere tutto nero su bianco, ragazzi. Quindi, io direi di farli venire tipo qui, ecco, immaginiamo che loro sono arrivati qui e ne approfittano per parlare. La prenderanno, ragazzi, perché secondo la direttiva di Chiara devono confidarsi i reciproci tradimenti, tutto devono dirsi tutto. E Mandras sta per scoprire che la piccola Joanna non è sua figlia, come Joe sta per scoprire che lui l'ha cornificata tipo 30 secondi fa. Quindi, voglio dire, ragazzi, obiettivamente, fra tutte e due. Allora, diciamo che ehm, magari parte proprio da Mandras questa cosa, perché è lui che propone no? eh, questa, questa, questa vacanza, diciamo, di mh, dedicare un po' di tempo a, alla coppia, ecco, diciamo così, quindi farà una conversazione profonda e dirà ogni cosa. Senti, tiriamo giù la maschera, ti ho tradito, di nuovo, ero sconvolto perché era venuta papaya. Ok, poi Iota e mia sorella, e. Vabbè, non dovete flirtare, tesoro, ma. Davvero, non, non posso crederci. Sì. Possibile che fra noi due debbano esserci solo giorni di pioggia? Non riesco più a vedere la bellezza dei colori della vita. Sei un, uno scioccolà, ma come hai potuto di nuovo farmi questo? Anche se devo ammettere che non è che io abbia passato gli ultimi. Cioè, amici, sono. No, guarda, ma non è il momento. Non ho passato per l'ultimo periodo a giocare a baseball. Che vuoi dire? Eh? Devo trasferirmi? Devo andare via? Se cioè, devi dirmi qualcosa, ti prego. Questo è il momento. Diciamoci tutta la verità. Come ho letto su molti libri per le terapie di coppia. Ok, va bene, la ti dico la verità. Joanna non è sua figlia. In una giornata di sole a Selva Dorada ti ho tradito, come sai, con Ramiro. Ed è nata lei. È frutto di un tradimento. Certo, non hai acchiappato le mosche, eh? Certo, come no? Che dire, But sei una trying. pessima donna. Beh, <laughs> non è che tu sia uno stinco Dada. di tanto, bello mio, eh? Dobbiamo Dada. decidere cosa Dada. fare. Vogliamo cercare school. un aiuto online? Yeah, di certo non possiamo stare qui a uh, perdere uh, tempo a mangiare be cibo be spazzatura. Be Dobbiamo be decidere me. cosa farne be della nostra vita. Vogliamo spendere soldi in una terapia be di off. coppia? E lui, non credo in queste bidonate. Cerchiamo piuttosto di risolvere fra noi i problemi. Abbiamo avuto giorni di pioggia, abbiamo avuto dei momenti orribili, ma io sono sicuro che può ancora tornare il sole tra di noi. Posso, ci credo, non serve cercare con lo smartphone. E lui, vabbè, ragazzi, un sospiro. Così. Ragazzi, ecco, questa è l'espressione di Mandras perché lui fondamentalmente non è convinto. Non è convinto ed è questo che lo porterà, ragazzi, a fare quello che sta per fare. Ve lo dico cosa sta per fare, eh? Cosa sta per fare? Allora, mentre lei, diciamo, no? che magari dirà, senti, ho bisogno di prendere un po' d'aria, non, non riesco neanche a guardarmi allo specchio in questo momento, cerca di capire, e magari andrà, tipo, a cercare rane, no, ragazzi, ah, che cappero ne so, a raccogliere roba, insomma, cose del genere, immaginiamo, no, ecco, la teniamo impegnata a fare altro, lui proporrà a Miranda... Dirà guarda io ho bisogno urgentemente di vederti, di parlarti, ecco magari lei si distende con un po' di pesca tesoro, ecco distendi, ti va e lui magari chiamerà uh, b -b 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 -b, fermi tutti perché dunque invita a partecipare alla vacanza, ecco qua, ecco vedete qua ragazzi, non lo so, guardate qua Miranda, dov'è Miranda dunque? Eccola qua Miranda, era la prima poi ragazzi sono sempre la più sveglia del gruppo, Swag, ah, non riesco neanche a guardarmi lo specchio in questo momento. Devo allontanarmi un po', devo, devo pensare. Va bene, ok, tesoro. Pensa a quello che ti pare. Quindi lui inviterà. Dov'è? L'ha già invitata, perfetto. Quindi lei dovrebbe arrivare a breve, ragazzi, penso, non lo so. Ok, ragazzi, eccoci qua. Ho trovato la soluzione perché ho formato un gruppo. Quindi vai qui insieme e c'è Miranda nel gruppo. Quindi, lei sarà in giro qui da qualche parte. O purtroppo, eccola. Quando sono a Granite Falls, ragazzi, io perdo proprio la, la cognizione del, del, del luogo di tutto, no? addio all'orientamento ragazzi già non ce l'ho di mio e quindi diciamo che mi hai fatta venire qui di corsa cosa è successo immaginiamo no e, e lui ragazzi l'abbraccerà prima di tutto perché comunque lei è arrivata fino qui le farà un complimento stai veramente benissimo magari fai pure una barzelletta eh, diciamo che ho una situazione rivoltante. E lei, ma cosa può essere successo? Guarda, non è che mi sono fatto la pipì addosso. Va bene, ok, Mandras, tesoro. Non è questo quello che conta. E quindi si può sapere cosa è successo. Problema di soldi? Vuoi un prestito? Mi ha fatto prendere di corsa l'aereo e arrivare fino qui. Si può sapere cosa è successo. E quindi, guarda, mi sento veramente. Un bidone. Ok, non ci vuole una scienza per capirlo. Gio mi ha tradito. Joanna non è mia figlia. E lui... Beh, ci sta bene, ok? In effetti, ragazzi, voglio dire, Mandras... Te lo sei un po' meritato, perché diciamocelo, no? E quindi... Però dai, immaginiamo no, che adesso lui la deve adulare. Lo so, sono stato pessimo, ma... Ti prego, tienimi la mano in questo che momento di dolore, less. capisci? Non è mia figlia, non è come mangiare no, dei tramezzini no, al formaggio grigliato, beh certo, glass. non Can è un videogioco, uh, però non è che tu ti sei comportato meglio Sp con lei, voglio dire, ti ricordi uh, che you. hai sfornato più di un Or, figlio, eh? Uh -huh. E lui, sì, lo so, sono <ride> veramente <ride> pessimo, insomma, io ragazzi sto qua, li faccio un attimino <ride> così, no? Interagire. Snoop! <ride> perché magari lui si pensava ragazzi che chissà quanto tempo lei sarebbe la nostra Jo sarebbe rimasta in giro diciamo no quindi sta facendo una serie di conversazioni profonde e la nostra ragazzi che deve andare in bagno beh ora se la tiene perché se la tiene sul serio intanto viene qui vai qui tesoro perché, sì, dopo queste interazioncine così, ragazzi, eccola là. Lui inizierà, come dire, no? Immaginiamo che lei che gli dice: Vabbè, dai. È vero, sei stato pessimo, però. Sì, vabbè. Um... E lui non... Ti ringrazio. Cioè, sei venuta fin qui per me. Io non lo dimenticherò mai. Eh, lo sappiamo, Mandras. No, eh, devi venire qua, tesoro, non devi andartene in giro. Lo so, lo so, è difficile, ma devi stare qui. Perché ovviamente lui adesso, ragazzi, cioè rimane colpito dal fatto che nonostante tutto, oh. e quindi la bacia e la nostra Gio, poveretta, tra poco entrerà e li vedrà. Gio, tesoro, eh, sbrigati, dacci una mossa bella, perché non è che possiamo stare qua tutto il giorno, lui la stringe, ragazzi, Uh, la bacia di nuovo. Insomma, vabbè. Tutte interazioni romantiche. E giù entrerà. Uh. Immaginiamo ragazzi che, oh, tipo, so faccia come capolino, diciamo, oh. no? Che è fatti prendere dalla gelosia. Ecco lei l'ha visto, eccolo qua. Oh, no. Cioè, nonostante tutto. Eccola lì, schiaffeggia! No, no, tesoro, non puoi perché la direttiva dice che tu lo vedi, non dici nulla e te ne vai. Lui bacia di nuovo Miranda, per essere proprio sicuri, ragazzi: che come ha potuto, quel verme me la sta anche facendo sotto. E quindi, sì, ragazzi, lei ora è. Furente, è veramente furente, molto infuriata. Coniuge flirtante. Il coniuge di Joe stava flirtando con un altro sim. Hanno fatto qualcosa alle sue spalle? Eh tesoro, direi di sì. Perché voglio dire eh, sì. Cosa? Cioè, lo sguardo ragazzi, è scioccata, sotto shock. Joe è sotto shock. Però a questo punto ragazzi, lei non dirà niente. E... Viaggerà verso casa mm. immediatamente come ha potuto con Mi Miranda. Ex. Poi sì, in applauso ex. tesoro, falle l'applauso. Oh. Come no? Come hanno potuto farmi questo? Oh. Oh. Non posso guardare. Snord, stupido, ferme. Sì, ok, stai dicendo tutto questo tesoro, ma te ne devi andare perché lui nel frattempo, mh, immaginiamo che ovviamente lui ragazzi non l'ha vista. E magari, che ne so, uh, nel frattempo va qui insieme con Miranda. Sì, vabbè, ora allora sono passati davanti. No, non devi schiaffeggiare nessuno, te ne devi andare, Joe, Il casotto, mamma mia. Il casotto si è creato. Joe ha visto Mandras flirtare con una delle sue migliori amiche, nonché Damigella, le sue nozze, Miranda. E ovviamente ha annullato di corsa la vacanza. È presa, scappata, è andata via. Ovviamente lui, ragazzi, l'ha seguita perché voglio dire: mh, ovvio. E io direi, ragazzi, che possiamo fermarci qua con questo episodio. Prima di concludere, però, vorrei mostrarvi. Ecco, amici Summer Sims TV, ovvero ho trasferito come da direttiva della nostra Summer la sua famiglia, quella che mi ha gentilmente creato, vicino a casa del, dei nostri Bennett. Quindi posso considerare portata a termine anche questa direttiva. Ragazzi, oggi abbiamo portato a termine la direttiva di Chiara, siamo andati al resort, loro si sono parlati, apparentemente si sono chiariti, però mentre, diciamo, lei stava lì... Ehm... Ragazzi, a pescare, a dedicare un po' di tempo a se stessa, comunque a riprendersi anche un attimino dalla tramba dell'ennesimo tradimento. Lui, invece, ragazzi, ha pensato bene di chiamare Miranda, che dopo averlo mandato a quel paese perché l'abbiamo visto, in realtà si è, più, si è comunque riavvicinata a lui. Ci è scappato il bacio, ragazzi, eh, e Gio li ha visti. Quindi, Direttiva di Chiara portata a termine, direttiva di Luca portata a termine e anche la direttiva di Summer Sins è stata portata a termine perché Mandras, vi ricordo, che prima di partire se l'è fatta con eh, ehm, la tizia lì eh, al locale notturno, qui, ragazzi, per farvela breve, allo stemma del narvalo e probabilmente... Eh... Sarà incinta? Sarà incinta, ragazzi? Eh, sì, eh sì, sì sì. Quindi, fondamentalmente, ragazzi, portate a termine, ripeto, la direttiva di Chiara. La direttiva di Summer, le due direttive di Summer per cui anche appunto fatto trasferire la sua famiglia E la direttiva di Luca Nel prossimo episodio ragazzi torneremo ad occuparci dei themselves E quindi sarò ben felice insomma di, mh, come dire, lavorare sulle direttive che li riguardano Io ragazzi che dire, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che in descrizione nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi Pagina Facebook per le foto fatte off camera Trovate la programmazione del canale, trovate le playlist, quindi se avete perso qualche episodio, andate lì, ragazzi, e trovate tutto. Ma soprattutto trovate, ragazzi, link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4. Andate in tutti i loro canali, ragazzi! Iscrivetevi! Iscrivetevi! Intanto, al volo al volo, però, prima di concludere, effettivamente, volevo ringraziare di cuore di cuore di cuore Maki. Perché vi mh, ecco qua, Spire Apartment, primo piano. Uh, mia ha creato per lei e per Hope l'appartamento. L'ha modificato tutto. È stato, penso, un lavorone infinito. Ma anche io ti ringrazio davvero dal più profondo del cuore. Grazie, grazie, grazie. Appartamento che mostrerò, ovviamente, per bene, nel prossimo episodio, ragazzi, quando torneremo appunto con i Simselves. Ma intanto, grazie mille, Maki. Grazie a tutti voi che seguite Simizzando. Grazie a chi lascia direttive. Grazie a chi crea personaggi. Grazie a chi lo segue ma non commenta. Ragazzi, grazie, grazie, siete strepitosi, meravigliosi, io non finirò mai di ringraziarvi. Quindi, io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo sul SearchSigners. E non...